Oh, eccoci, buonasera a tutti. Tornare a vedere le partite, tornare a parlare di partite di campo ti fa ricordare quanta stizza c'è nel non vincere una partita come questa. Una partita in cui, ripassando il film della stagione, abbiamo visto tutte le nostre caratteristiche positive, quella di riuscire a fare tanti gol, di riuscire a rimontare le partite, di avere una certa facilità nella produzione di occasioni da gol. Oggi occasioni importanti nel primo tempo, 3 gol, un gol annullato, un palo, poi l'occasione di Giroud prima del 2-2, insomma tante cose, però poi dietro, appena l'avversario bussa, appena l'avversario ti fa bu, prendi gol. Oggi non è stato semplice iniziare la partita perché il clima era quello che era, costruttivo, costruttivo, ma di fatto poi in soldoni era quello che era. E la squadra è andata subito sotto, abbiamo fatto due o tre cose, eravamo un po' balbuzienti nei disimpegni difensivi, nelle cose difensive, paf, rigore, gol. E iniziare, pronti via. Ambiente particolare, torni a San Siro dopo la Roma e dopo l'Inter, i tifosi pungolano, stimolano e non tifano e tu sei sotto di 1-0, non era semplice, infatti abbiamo fatto solo il palo di Pulisic che poi è un po' di fatica. Poi devo dire che da metà primo tempo in poi, tra occasioni, pareggio e nel secondo tempo, altre occasioni, il gol annullato, i 2 gol che ci hanno portato sul 3-2, avevamo fatto bene. Abbiamo preso dei gol balordi, uno su rigore, uno il colpo di testa di Ekuban probabilmente andava dall'altra parte, c'è stata la deviazione con la fronte di Gabbia e poi il traffico sul cross di Thorsby ha portato al 3-3 del Genoa. Avessimo vinto saremmo a praticamente saremmo stati a più 9 sul Bologna e quindi in Supercoppa italiana. E avremmo provato ad allungare sulla Juventus, invece adesso la Juventus ha ancora 4 partite per provare a prendersi il secondo posto, mentre noi ne abbiamo 3. Oggi è stato un po' un approccio con questo finale di stagione un po' particolare, un po' surreale, e quindi arriveremo già più temprati, sapendo che cosa ci aspetta con il Cagliari. Però la squadra oggi aveva voglia, la squadra ci teneva, la squadra, anzi, Florenzi ha dedicato il suo primo gol alla curva, come anche giusto, costruttivo e condivisibile dopo tanti incitamenti, tanto supporto, tanta vicinanza, che tu dedichi qualcosa ai tifosi che hanno scelto la loro posizione argomentata, rispettabile, rispetto alla quale dovremmo evidentemente lavorare duro e rispondere con i fatti. Ed è stata una dedica molto bella. Per il resto, Gabbia è stato sfortunato sul gol del 2-1, ma ha fatto un gran pareggio. Gabbia sta crescendo in autorevolezza anche in zona gol e il gol di oggi ne è una conferma. Per il resto 3-3 come a Reggio Emilia col Sassuolo e quindi non bene. Nelle ultime 4 partite di campionato abbiamo fatto il 3-3 col Sassuolo, la sconfitta con l'Inter, il pareggio con la Juve, il pareggio oggi, 3 punti in 4 partite, pochi, 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 pochi. Dobbiamo tornare a vincere prima possibile, dobbiamo farlo sabato con il Cagliari perché comunque il secondo posto è un obiettivo sportivo, ce lo siamo detti tante volte, ce lo siamo detti tante volte. Ci sarà qualcuno di voi che non ci tiene, che scrive partita già finita, male tutto, no di qua, no di là, per carità, sono atteggiamenti di cui ciascuno di noi, ciascuno di voi risponde e ritiene di avere, però io personalmente purtroppo quello che vi tocca è sorbirvi il mio pippone dopo il mio pistolotto dopo la partita, io personalmente ci tengo al secondo posto che sarebbe aritmeticamente, conseguentemente poi Final Four di Supercoppa italiana, ci tengo al secondo posto perché comunque il secondo posto è meglio del quarto dell'anno scorso, è meglio di tante altre posizioni che in tante altre stagioni prima del 2020-21 avevamo ottenuto. Non è quella tendenza ambiziosa alla vittoria che ci chiedono i nostri tifosi, però io ricordo che anche negli anni in cui c'era la nostra storica, grandiosa, meravigliosa proprietà Fininvest di Silvio Berlusconi, a volte anche Adriano Galliani diceva: guardate che è fondamentale se non riesci a vincere, arrivare una volta nei primi tre, poi arrivare comunque in Champions League. Certo che la vittoria, soprattutto quando la vedi, vedi i tuoi rivali che se la gustano, che te la rivoltano contro, chiaro che la vittoria, la tendenza alla vittoria è un'ambizione giusta. Dobbiamo lavorare, dobbiamo lavorare. Purtroppo
dopo lo scudetto del 2022 meraviglioso, fantastico, non siamo riusciti ad aprire un ciclo di vittorie. Perché? Per tanti motivi. Il calcio non è mai una verità, non è mai una sentenza. Il calcio è un groviglio di situazioni, un groviglio di cose. Oggi devo dire che ho, per quanto riguarda i singoli, ecco, visto bene TG Reinders, mi sono bevuto la prestazione di Alessandro Florenzi. Alessandro Florenzi ha fatto una partita di grande esempio, di grande spirito. Ha fatto gol, ha fatto l'assist, quando batte l'angolo, la punizione, Alessandro Florenzi, sai che può sempre succedere qualcosa. E quindi quello è lo spirito che dobbiamo tenere nelle prossime tre partite. Ci tengo molto. Personalmente dobbiamo lavorare, dobbiamo lottare, dobbiamo far bene. Mi è spiaciuto per Giroud, ci tenevo, sapevo che aveva voglia di far gol. Quando ho sbagliato il gol del 2-2 mi sarei fatto a fette il fegato, perché non ci credevo, era solo da buttare dentro. È andata fuori, lui era veramente addolorato per quella cosa lì. Poi aveva fatto il gol del 3-2, mi sarebbe piaciuto vincere, anche perché ci tenevo che il gol del 3-2, l'ultimo gol della partita, fosse di Oli. Dopo tante cose, tante situazioni, dopo tanti concetti anche espressi su di lui. E invece niente, Torsby si è involato, Girardino ce l'ha messo là alto a destra e anche in area, l'ha alzato sempre di più quando noi siamo passati al 3-4-1-2 finale. Torsby è riuscito ad aggirare la nostra difesa a 3, ha messo in mezzo quella palla, e una volta che la metti in mezzo può succedere di tutto. Dal flipper che ne nasce può succedere di tutto, la palla è entrata. Niente, noi secondo me dobbiamo trarre spunto a tutti questi gol che stiamo prendendo, i 3 col Sassuolo, i 3 di oggi, per capire bene che squadra fare. Perché ragazzi, stiamo parlando molto di... Io capisco che i tifosi vogliono la prova d'amore da parte della società, vogliono i milioni, vogliono la prova d'amore, vogliono i nomi. Però la cosa che mi sta più a cuore, onestamente, è che noi quest'estate, sapete come la penso sul non prendere gol. Non devi giocare come filosofia, come visione per non prendere gol, però devi essere costruito in modo tale da tenerle le partite. Per questo avevo apprezzato lo 0-0 di Juventus-Milan. Oggi siamo tornati a prendere gol, oggi... E sembrava una trasferta, una di quelle trasferte di Udine, di Frosinone, di Lecce, di Napoli, di Salerno, di Reggio Emilia. E invece abbiamo fatto una partita che solitamente facciamo in trasferta, l'abbiamo fatta anche in casa. Io credo che la squadra farà di tutto per regalarsi e per regalarci una vittoria sabato. Il Cagliari è una squadra rispettabile, quadrata, Ranieri poi non ti fa mai trovare le partite facili. Credo che in questo momento il Genoa sia superiore al Cagliari, noi dobbiamo essere superiori anche alla prova che abbiamo fatto stasera. È stato fischiato Rafa ha dato tutto, Rafa non è riuscito a fare gol, non è riuscito a creare occasione, non è riuscito a essere brillante. E lo sfogo finale, i fischi finali secondo me sono più uno sfogo dei tifosi, più un pungolo a fare meglio, una sorta di impazienza a vedere Rafa che sale l'ultimo gradino dell'eccellenza. Ma resta un giocatore importantissimo e resta un ragazzo che sono convinto farà bene fin da sabato sera, Rafa Leão. Ciao a tutti, a domani.